Apparentemente fuori tempo, sicuramente anche fuori Fano. In altre parole, fuori brodetto. Sono 32 le attività della Città della Fortuna e non solo, che dal 6 ottobre al 19 novembre aderiranno all'iniziativa promossa da Confesercenti, Federazione dei Ristoratori, Camera di Commercio, Comune di Fano e Regione Marche. L'idea, nata da una costola di Brodetto Fest, consentirà di degustare l'apprezzata zuppa di pesce a un prezzo convenzionato. Ben 32 ristoratori hanno creduto nel progetto Confesercenti di creare un gruppo per poter poi collaborare non soltanto a livello territoriale, perché il fuori brodetto non è soltanto Fano, si cerca di andare anche al di fuori dei confini fanesi. Ci sono ben 6 ristoranti del territorio di Pesaro, ce n'è uno di Marotta e uno di Colli al Metauro, quindi l'obiettivo è anche quello di esportare il piatto tipico della marineria fanese anche al di fuori dei confini territoriali. Oltre al piacere del palato, la gara. 32 ristoranti, appunto, dove sarà possibile non solo lungo il periodo di questo mese e mezzo, ma anche grazie alle serate speciali, partecipare e votare e scegliere proprio il ristorante preferito. E durante le serate andremo a decretare i 2 ristoranti migliori che si sfideranno il 26 di novembre a Villa Picinetti, e in cui verrà decretato il miglior chef e la migliore zuppa fanese, che poi porteremo in Spagna alla Fideuà di Gandia, un concorso internazionale con la città noi gemellata, dove avrà l'onore praticamente di rappresentare l'Italia all'estero. Per partecipare basta prenotare direttamente i ristoranti, trovate tutti i numeri nelle brochure che sono in distribuzione e anche nel nostro sito internet del Brodetto Fest. Quest'anno un'altra importante collaborazione è quella con la Fano Gastronomica, perché durante le 32 serate speciali avremo l'opportunità non solo di gustare e di votare il brodetto fanese, ma anche di assaggiare un antipasto, un primo della tradizione marinara fanese. Lo scopo di Fuori Brodetto non è soltanto quello di valorizzare la tradizione marinara, ma anche contribuire a promuovere il territorio anche quando gli ombrelloni sono ormai chiusi. Nella parola Fuori Brodetto sta anche il concetto di destagionalizzare, quindi operare in un periodo diverso da quello del Brodetto Fest. Il Brodetto Fest è la prima settimana di giugno, il Fuori Brodetto ottobre-novembre. Questo per cercare di creare economie ai ristoratori e un po' a tutta la filiera del turismo, cercando di poter creare un maggior flusso turistico e di clienti in un periodo quale quello di ottobre-novembre, dove i ristoratori potrebbero lavorare un po' meno. Ecco, la stagione appena passata ci ha dato un dato importante e anche allarmante, perché c'è stato un forte calo del turismo nelle nostre zone. Quindi il cercare di fare squadra, come dicevo prima, e creare sinergia tra i vari operatori, ma tra i vari enti in particolare, tra i vari comuni, e può essere un quid in più per cercare di creare un flusso turistico anche al di fuori, come dicevo prima, di periodi convenzionali come quello di luglio ed agosto. Il ruolo di Confesercenti è proprio questo, cercare di far mettere insieme gli operatori per il loro bene, e perché il nostro scopo poi qui alla fine è quello associativo. È tutto pronto dunque per tornare a gustare del buon brodetto, da accompagnare con la giusta bevanda, e non è detto che si tratti di vino. Da quest'anno portiamo a tavola appunto anche la birra che abbiamo lanciato quest'estate, la Brodetto Beer. Questo prodotto, questa birra chiara beverina da accompagnare con la zuppa di pesce, ha avuto un grandissimo successo, tant'è che i nostri ristoratori hanno avuto l'idea di dire: perché non la proponiamo proprio nelle serate speciali? E noi abbiamo deciso di accontentarli, perché comunque la promozione del territorio, della filiera, dei prodotti a chilometro zero e a miglio zero per noi sono importantissimi.